Buonasera, buonasera. Allora, Marguerite Duras, l'amante, non è certo un nome nuovo, non è certo un libro poco conosciuto, forse molti avranno visto il film tratto da questo libro. È un libro molto bello. Io l'ho appena finito e non lo conoscevo, sapevo che esisteva, ma insomma non lo conoscevo. Di cosa racconta questo? Allora, l'autrice è anche la protagonista, è un libro sostanzialmente autobiografico, anche se non è un'autobiografia. La protagonista, francese, bianca, ha vissuto fino a 18 anni nel Vietnam. È figlia di genitori francesi, quindi veramente francese, frequenta nel periodo delle scuole, frequenta le scuole francesi. In questo libro che cosa racconta? Racconta innanzitutto della sua famiglia, in particolare della madre e dei due fratelli. Il padre è morto, ha lasciato una situazione economica che poi è andata via via peggiorando, quindi diciamo dal punto di vista economico è una situazione molto problematica. Si concentra nell'adolescenza di questa ragazza. E poi a 18 anni se ne emigra in Francia con tutta la famiglia, la madre e i due fratelli. La mamma poi torna più tardi rimane in Vietnam. Il racconto viene fatto molto più avanti negli anni. La protagonista ha già un figlio, quindi è già morta la madre, sono già morti i due fratelli, quindi racconta. E poi racconta di questo amante. Lei si innamora a 15 anni e mezzo di un cinese, molto 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 ricco, di una decina d'anni più vecchio di lei. Potete già immaginare, allora, il padre di questo ragazzo ovviamente non ne vuole ne sapere nel modo più assoluto di questa ragazza. La stessa famiglia di lei non si capisce bene, ma in qualche modo se, come dire, sfrutta questa situazione per avere dei vantaggi dal punto di vista economico, da questo, però non è così delineata la situazione nel libro. E quindi abbiamo un cinese che è una francese che diventano amanti, lei è minorenne naturalmente, e questo non è nella normalità, diciamo così, nel Vietnam del Sud, quindi già si può intuire che intreccio di situazioni psicologiche, ma anche così generali ci sono. Questo amore, questo rapporto dura un anno e mezzo circa. Poi lei lo lascia, si lasciano, prima di andarsene in Francia, e lei racconta naturalmente tutta la storia con lui. Ma non è come uno può pensare, considerando il titolo, necessariamente la storia più importante che viene raccontata una storia più ampia, ripeto, prima della famiglia, poi di questo amante, poi anche in parte della sua vita. Lei ogni tanto ha dei flash, in questi flash inserisce situazioni che sono avvenute successivamente al periodo vietnamita. La scrittura, che fra l'altro permette questi salti, è molto bella perché è fatta di tutta una serie di fotografie. Fotografie significa dei periodi, significa dei pezzi di scrittura che possono essere lunghi 10 righe, ma possono essere fino a un massimo di un paio di pagine. Quindi c'è questo susseguirsi di istantanee, che sono, senz'altro seguono una linea temporale, ma ogni tanto ne troviamo qualcuna che non è all'interno di questa linea temporale. Si legge molto, ma molto bene questo libro. Questa modalità di scrittura ti attanaglia, proprio ti lega alla storia. E io lo consiglio assolutamente, è un bellissimo libro, famoso, conosciuto, quindi non stiamo scoprendo nulla di particolare, è un libretto breve, sono 120 pagine circa, e questa è nell'edizione economica della Feltrinelli, ed è proprio un gran bel romanzo. Credo che sia il romanzo di esordio, ma non sono sicuro, è comunque uno dei primi che ha scritto. Duras ha scritto molti libri, ha fatto anche delle sceneggiature, quindi è un intellettuale che poi ha avuto un ruolo in Francia a cavallo della guerra. Ah, dimenticavo, gli episodi di cui narriamo sono fra le due guerre, quindi siamo negli anni 30
del secolo scorso. Bene, eccolo qua, l'amante. C'è anche un film che né vi consiglio né vi sconsiglio di andare a vedere. Direi però che se volete andare a vedere il film andateci dopo aver letto questo libro. Buona lettura.